La casa di Fiorello, lo sfarzo nella sua dimora. Fiorello sarà al Festival di Sanremo 2024, come è accaduto anche negli anni passati. La sua partecipazione al festival in questi ultimi anni l'ha reso più amato di quanto non fosse già, e sono in tantissimi ad apprezzare molto la coppia composta da lui e da Amadeus. Fiorello però è piuttosto riservato sulla sua vita e per questo motivo in pochi conoscono dove viva. Lo showman ha diverse abitazioni in Italia, ma i suoi punti di appoggio principali sono a Roma, dove Fiorello lavora per la maggior parte del tempo. In particolare, Fiorello ha una grande abitazione sul Lungotevere Flaminio, una delle zone più esclusive della capitale. Come si vede da alcune foto postate sui suoi social, la casa è all'insegna dell'eleganza e della raffinatezza. Poi, Fiorello ha anche altre proprietà, che rappresentano per lui dei veri e propri investimenti. Il conduttore infatti ha anche una casa in via della Camilluccia, sempre a Roma, un'altra in viale Mazzini e un'altra ai Parioli, un quartiere di lusso di Roma. In quest'ultima abitazione trascorre gran parte del suo tempo, che divide con quella sul Lungotevere Flaminio. Fiorello però ha anche altre abitazioni in Italia, dove gli piace trascorrere del tempo quando non deve condurre i suoi programmi. Anche a Venezia, Fiorello ha una casa da sogno. Infatti negli anni ha acquistato un appartamento nel Palazzo Bernardo, dallo stile quattrocentesco e molto noto a Venezia proprio per il suo stile tardogotico e per la sua storia. Fiorello ha anche acquistato un vero e proprio angolo di paradiso in Sardegna, dove presumibilmente trascorre le sue vacanze estive. Si tratta di una villa situata vicino a Cagliari, nel resort Forte Village dove il conduttore può godere delle spiagge da sogno durante il periodo della bella stagione. Durante gli impegni lavorativi al nord, Fiorello soggiorna anche nella sua casa di Milano, in via Alberto da Giussano. Anche questa abitazione si trova a pochi minuti da City Life, come hanno scelto tanti altri VIP italiani ed in particolare anche lo stesso amico Amadeus. Non è comunque finita qui, perché per finire Fiorello ha anche una villa a Cortina, acquistata per trascorrere delle vacanze in montagna. Il suo costo è di 5 milioni di euro, quando Fiorello la comprò nel 2010. Il panorama mozzafiato offre la possibilità a Fiorello e la sua famiglia di vivere delle vacanze invernali. Voi che cosa ne pensate? Sapevate che Fiorello avesse tutte queste case e che idea avete in merito? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.